Ecco, siamo col direttore del finale Belvedere. Direttore, purtroppo è arrivata una sconfitta. Diciamo che si è vista una partita dei due volti. Il primo tempo bruttissimo da parte del finale, i primi 20 minuti neanche il campo Moroni mi era piaciuto, e poi il secondo tempo invece c'è stata la reazione del finale. È stata una squadra che è riuscita anche a mettere alcune volte alle corde il campo Morone, non facendola neanche ripartire per fare il terzo gol. Ha cercato, diciamo, con unghie e denti di trovare il gol per portarsi di nuovo sotto. Cosa ne pensi? Ma sicuramente abbiamo avuto un approccio alla partita sbagliato. Il Campomorone ci ha pressato, sono stati molto più aggressivi, ci hanno attaccato, hanno avuto qualche occasione. Purtroppo abbiamo preso due gol evitabilissimi sugli errori nostri. Poi secondo te è andata molto meglio, l'abbiamo pressati noi, anche non, se non abbiamo creato grossissime occasioni, loro hanno fatto qualche ripartenza. Tutto sommato il risultato direi che è giusto. Mister Ferraro ha voluto dare la scossa a fine primo tempo con quattro sostituzioni, diciamo che sono tre perché quella di Liandi è dovuta all'infortunio che ha subito dopo 10 minuti di gioco con la tacchettata sulla caviglia. Sì, diciamo che il mister ha provato a cambiare un po' la partita, gli allenatori fanno così, giustamente l'ha vista così. La scossa è servita. La scossa poi è servita, diciamo che loro comunque essendo in vantaggio di 2-0 magari ha tirato anche un pochino in rimbalzo. Però diciamo noi il secondo tempo abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, il primo tempo atteggiamento sbagliato. Ecco, secondo me bisogna ripartire da questo secondo tempo che si è visto un finale diverso, un finale magari più voglioso, con più spirito di sacrificio. Questo qua non è che dobbiamo partire al secondo tempo, questo qua dovrebbe essere sempre così, soprattutto nella nostra situazione. Squadra giovane, molto giovane, squadra fatta all'ultimo, giocatori che non si conoscono, quindi c'è da lavorare, lavorare, lavorare. Oggi abbiamo perso, giustamente, da martedì si ricomincia, ci rimbocchiamo le maniche e partiamo per cercare di fare una buona partita domenica. Nel secondo tempo si è visto subito l'ingresso in campo dal primo minuto di Cristaldi, l'ultimo acquisto che hai fatto in prestito dall'Arezzo. Abbiamo visto un ragazzo giocare abbastanza bene, già si è inserito nel gruppo, con buone doti. Un ragazzo che si allena con noi da una settimana, un buon centrocampista, esperienza in categoria superiore, ci potrà dare una mano. Il mercato con il suo ultimo arrivo è chiuso o vuoi ancora fare qualcosa, magari tra gli svincolati se riesci a trovare qualcosa per rinforzare la rosa? No, sicuramente cercheremo di fare qualcosa. Magari non subito, ma qualcosa faremo. Scusate. Ok, va bene, grazie Grazie a direttore. te.